siamo veramente in tanti, lo sento che siamo veramente in tanti, e il piccolo resto questa sera è compatto. Qui con noi c'è la Madonna, possiamo sentirla presente non solo in questa cappella, ma tutto il piccolo resto sparso per l'Italia e per il mondo può sentire che la Madonna ci sta guardando, ci sorride, è qui e ci dice che questa consacrazione che facciamo come schiavi d'amore con la catena che adesso vi raccomando di tenere in mano porterà tante grazie da parte del Signore per il piccolo resto e per tutta la Chiesa. E la Madonna in questo momento allora ci chiede quello che io non avevo previsto, mi trovo qui con voi, emozionato, commosso. Questo è il momento più importante di tutto il nostro cammino, del piccolo resto cattolico in unione con Papa Benedetto XVI, il momento più forte, più solenne, più santo. Ci siamo preparati con una intensa novena di preghiera. Mi trovo qui tra Gesù sacramentato e la nostra Domina. E la Madonna ci chiede allora di anticipare, come io non avevo previsto, anzitutto tornando a chiedere perdono con tutto il cuore dei nostri peccati, perché siamo peccatori e perché la nostra consacrazione sia più gradita a Dio. Recitiamo in ginocchio l'atto di dolore. O mio Dio, mi perdono con tutto il cuore dei miei peccati, perché perducat vos ad vitam eterna. Amen. E adesso con la catena in mano, sentendo molto forte la presenza della Madonna, ci consacriamo come schiavi. Allo schiavo le catene vengono messe. Qui siamo noi che indossiamo da noi stessi la catena per dirci totalmente di Maria in questi tempi così difficili, anticristici, cui noi ci diamo come schiavi a Maria. Tutti insieme, qui e da casa, atto di consacrazione come schiavi d'amore di Maria. O gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, in questo giorno solennissimo, devotamente accolto ai tuoi piedi, alla presenza del mio angelo custode, indossando la tua catena che tanto ho desideravo e che ne sono certo costituirà un sicuro segno di protezione, consegno solennemente al tuo materno
Tu un arrosto che si ha
ripetendo la formula che già conosciamo. Ego tu, famus tu, Maria, Mater mea. Famus tu, Maria, Regina mea. Famus tu, Maria, Domina mea. Totus tu, Maria, totus tu. E adesso cantiamo Inviolata. Esclusivo, perché noi siamo il popolo eletto di Dio, noi siamo in comunione con Papa Benedetto XVI, stiamo proteggendo lo spirito cattolico. Ringraziamo il Signore in questo 31 maggio che si conclude, di questo momento di grazia che non scorderemo più. Questa catena ci sarà d'aiuto dopo l'estate e nelle prove che si presentano sarà la nostra forza e il nostro sostegno. A tutti voi auguro una buona serata, ricordandovi che alle 21.30, se volete, c'è la rubrica Il Padre risponde. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.